Mezzanotte 42 minuti, edizione della notte del telegiornale. Dunque l'Italicum legge la riforma della legge elettorale, fortemente voluta dal Premier Renzi, che adesso parla di promessa mantenuta. È stata approvata con 334 voti favorevoli al termine di una lunga battaglia, sia con le opposizioni che hanno abbandonato l'aula al momento del voto a scrutinio segreto, che in seno al PD, nel quale diversi esponenti della minoranza hanno votato no. 334 sì, 4 astenuti, 61 no. Con questo risultato dell'ultima votazione la Camera approva definitivamente l'Italicum e il Premier Renzi commenta: impegno mantenuto, promessa rispettata, l'Italia ha bisogno di chi non dice sempre no. I voti favorevoli a scrutinio segreto sono tutti della maggioranza. Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord, infatti, abbandonano l'aula in segno di protesta contro la normativa. La svolta arriva dall'Azzurro Palese, che deposita la richiesta di scrutinio segreto e conferma che uscirà dall'aula. Lo stesso faranno anche Sella, Lega e Fratelli d'Italia, così anche 5 Stelle prendono la via dell'Aventino. Dunque a quel punto resta solo da vedere quanto ampio sarà il dissenso interno ai democratici. Gli oppositori contano di arrivare oltre a quota 50, più dei 38 che non hanno votato la fiducia. Nel frattempo in aula si va avanti senza grandi tensioni, con tempi molto più rapidi del previsto. Alcuni deputati di Forza Italia, contrariamente a quanto annunciato da Brunetta, sono presenti a discutere gli ordini del giorno. Nelle dichiarazioni di voto finale l'opposizione attacca la legge. Forza Italia e 5 Stelle si rivolgono direttamente al Capo dello Stato. Siamo certi che il Presidente Mattarella rinvierà alle Camere questa legge per manifesta incostituzionalità. Per il PD, ancora senza capogruppo, dopo le dimissioni di Speranza in dissenso proprio sull'Italicum, parla il vice segretario Guerini, che respinge le critiche di Forza Italia, citando il discorso con cui il capogruppo azzurro al Senato, Paolo Romani, annunciava il sì all'Italicum. O Romani si sbagliava allora o si sbaglia oggi Brunetta, io non ho dubbi sulla risposta. Altri come Bersani, Enrico Letta e Bindi non intervengono, ma hanno già annunciato il loro no. Il prossimo ostacolo sulla strada, sul cammino del governo adesso è rappresentato dalla riforma della scuola contro la cosiddetta buona scuola, che prevede un piano da 100.000 assunzioni e sul quale il governo non chiude la porta al dialogo. Scenderanno domani in piazza tutte le sigle sindacali che rivendicano il rinnovo di un contratto scaduto ormai da 7 anni e protestano contro i superpoteri che il disegno di legge afferisce ai dirigenti scolastici. Non credo che la proposta del governo sia prendere o lasciare, si può parlare, ma non lasceremo la scuola soltanto in mano a chi urla. Renzi ha già fatto capire così quale sarà il prossimo ostacolo dopo l'Italicum. È quello della scuola, ribattezzato Buona Scuola, originariamente previsto come decreto e poi trasformato in disegno di legge, più volte annunciato e più volte fermato e finora assai contestato, al punto da originare lo sciopero in tutte le scuole. Il primo dopo 7 anni, l'ultimo era quello contro la riforma Gelmini, cui aderiscono i confederali e non. In piazza, con insegnanti e studenti, ci saranno anche le opposizioni di sinistra, Sella e 5 Stelle, così come i dissidenti del Partito Democratico, usciti, battuti, ma più radicalizzati contro Renzi dalla battaglia sulla legge elettorale. Questione delicata, quella della scuola, sul versante che al Presidente del Consiglio preme di più, quella del consenso. Molti fanno parte del bacino di centrosinistra, infatti, e che ruota, sì, sul nuovo ruolo dei presidi, che avrebbero ampi poteri, compreso quello di assumere gli insegnanti, questione sulla quale però il Governo sembra poter cedere qualcosa, ma soprattutto riguarda le famose assunzioni dei precari imposte dalla Corte di Giustizia europea, ma per le quali il Governo deve fare i conti con i soldi a disposizione. Sulla scuola abbiamo investito 3 miliardi, ha detto Renzi, vogliamo discutere chi bisogna assumere. Se il disegno di legge Buona Scuola passa, 100.000 insegnanti entreranno. Se non passa, continuerete a fischiare, questa è la differenza. Ecco, appunto, il problema più spinoso da risolvere è proprio questo. Chi entrerà e chi ne rimarrà fuori da questo disegno di legge, visto che i precari in Italia sono oltre 100.000, circa 30.000 in più. Restano in carcere i 5 manifestanti arrestati in flagranza di reato a Milano dopo le devastazioni del 1° di maggio. Loro davanti al GIP hanno detto di aver manifestato pacificamente, respingendo ogni addebito. Di fatto l'accusa è quella di devastazione, rischiano fino a 15 anni di carcere.
Il giudice per le indagini preliminari, Donatella Banci Buonamici, non ha ritenuto credibili le versioni date durante gli interrogatori di garanzia. I fermati si sono difesi dicendosi estranei agli scontri e alle violenze, in alcuni casi anche parlando di uno scambio di persona. Un commesso di scarpe precario, il più giovane tra i fermati, Jacopo Piva, 23 anni, residente nell'Interland milanese, manifestava contro il precariato, a detta del suo avvocato. È accusato in particolare di aver rovesciato un bidone dell'immondizia in fiamme e aver lanciato una bottiglia vuota. Il primo ad essere interrogato è stato Mirko Leone, 27 anni, incensurato, originario di Lodi, che, dice il difensore Filippo Caccamo, si è dissociato da qualsiasi forma di violenza. Interrogata anche Anita Garola, milanese di 33 anni, con un precedente per resistenza pubblico ufficiale. Heidi Panzetta, 42 anni, di origine tedesca, residente a Milano, respinge le accuse di aver preso dei bastoni, così come Davide Pasquale, elettricista 33enne di Alessandria, accusato anche di lancio di oggetti pericolosi. Il giudice ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e del PM Piero Basilone e ha disposto il carcere per i 5 accusati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso di armi improprie e lancio di oggetti. Il GIP ha condiviso le tesi dei PM, che hanno inquadrato le singole azioni di resistenza in un contesto di violenza collettiva contro le forze dell'ordine, un aggravante rispetto alla resistenza di chi tenta la fuga per non farsi identificare. Intanto ieri, con una nota alla procura di Genova, le autorità francesi hanno fatto sapere che 4 dei 5 cittadini francesi arrestati sabato sono già noti alle forze dell'ordine per fatti simili. Potrebbe allargarsi fino ad 11 miliardi, addirittura forse qualcosa di più, quel buco nei conti pubblici causato dalla sentenza della Consulta che ha bocciato la mancata perequazione delle pensioni. Adesso il governo ipotizza rimborsi a rate e priorità alle pensioni più basse. Si allarga la voragine sulle pensioni. Dai 5 miliardi di giovedì, ora siamo a 11, forse 13. È uno tsunami la sentenza della Corte Costituzionale che ha definito illegittimo il blocco dell'adeguamento all'inflazione degli oltre 5 milioni di pensioni superiori ai 1.450 euro lordi per il biennio 2012-2013. Da oggi sono iniziati gli incontri operativi a Palazzo Chigi, al Tesoro e all'Inps per fare i calcoli precisi. Ma come si è passati dai 5 miliardi ventilati subito dopo il giudizio della Consulta agli 11, forse 13 di 4 giorni dopo? È vero, il blocco degli aumenti bocciato vale solo per il biennio 2012-2013. I recuperi economici che ne derivano però non si limitano alle due annualità censurate. Con un effetto a cascata incidono anche sui periodi successivi. La sentenza contesta e sanziona la mancata progressività della misura decisa dal governo Monti con il decreto Salva Italia, cioè il blocco dell'adeguamento al costo della vita esteso indifferentemente a tutti oltre 3 volte il trattamento minimo. I 1.450 euro per capirci. Ma i giudici non considerano illegittimo il blocco dei trattamenti pensionistici più alti, che quindi non saranno ammessi ai rimborsi. Aspettiamo di vedere come il governo applicherà la sentenza, ma qualsiasi cosa cambi, gli obiettivi di bilancio del documento di programmazione finanziaria dell'Italia deve essere compensato, è il commento informale della Commissione europea. La stessa che in serata, secondo alcune anticipazioni, ha confermato le stime di crescita per l'Italia nell'anno in corso allo 0,6%. Un quadro aggravato dal tasso di disoccupazione destinato, sempre secondo Bruxelles, a rimanere piantato al 12,4% sia per il 2015 che per il 2016. A strappare un sorriso è stato oggi Roberto Benigni, un vero e proprio show, quello al Senato, dove si celebravano le manifestazioni, appunto le celebrazioni ai 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri. Ascoltiamone qualche passaggio. È stato nel Consiglio dei Priori, che era una specie di senato dell'epoca, quindi si può dire che è stato senatore Dante Alighieri, però l'ha rovinato, insomma si è fatto tutti i nemici, era un caratteraccio, sappiamo che era fiorentino, i politici fiorentini hanno un caratteraccio, lo sappiamo, bisogna avere pazienza, insomma, questo da prima Guelfo, poi Guelfo Bianco, poi Ghibellino, non gli piacevano né i Guelfi né i Ghibellini, voleva fare parte per se stesso, l'ha detto lui, un partito proprio personale suo, proprio il partito di Dante, un PD dell'epoca praticamente, un partito Dante, voleva fare proprio solo per se stesso, era proprio un... Andiamo adesso in Texas, dove due uomini hanno aperto il fuoco con fucili d'assalto durante un evento che ospitava una mostra di vignette raffiguranti il profeta Maometto. I due attentatori sono stati uccisi dalla polizia, uno dei due era un americano convertitosi all'ISIS. Poco prima di andare all'attacco del centro congressi di Garland, sobborgo di Dallas, che ospitava un concorso di vignette su Maometto, Elton Simpson ha twittato le sue intenzioni.
Io e mio fratello abbiamo giurato fedeltà ad Amirul Mumineen, possa Allah accettarci come Mujahideen. Il messaggio hashtag Texas Attack era chiaro, Amirul è uno dei nomi di al-Baghdadi, capo del sedicente califfato, anche se dato per gravemente ferito. Ad organizzare l'evento Pamela Geller, blogger dalle posizioni radicali, a capo di un paio di organizzazioni per la libertà d'espressione e contro ciò che definisce l'islamizzazione degli Stati Uniti. Ospite del concorso il leader xenofobo olandese Geert Wilders, una miscela esplosiva che aveva reso il centro congressi un obiettivo più che sensibile e fatto infuriare la comunità locale spaventata. Ma la polizia non si è fatta trovare impreparata. Ha fredato Simpson e il suo complice pochi secondi dopo che erano scesi dall'auto e avevano sparato qualche colpo. Solo un addetto alla sicurezza è rimasto lievemente ferito. Elton Simpson, americano originario di Phoenix, convertito da tempo all'Islam radicale, era ben conosciuto. Nel 2006 aveva cercato di andare in Somalia, dove stava nascendo il movimento degli Shabab. Intercettato dall'FBI fu arrestato, ma il giudice non ritenne le prove sufficienti per una condanna e poi si era dedicato all'ISIS. Il volto che compare nel tweet è quello di Al-Awlaki, americano trasferitosi in Yemen per predicare la guerra santa. Tra i suoi allievi anche Sherif Kouachi, dell'attacco a Charlie Hebdo, che lo avrebbe conosciuto prima del 2011, quando un drone americano mise fine alle sue prediche di sangue. In serata la Farnesina ha annunciato di aver rintracciato i due italiani, gli ultimi due che risultavano ancora dispersi in Nepal, dove ogni ora che passa continua a salire il numero delle vittime del terremoto, ma tra le macerie, nonostante siano passati 9 giorni, si trovano ancora persone incredibilmente vive. A 101 anni la sua vita è rimasta sospesa per 8 giorni sotto le macerie provocate dalla terribile scossa di terremoto che ha distrutto il suo paese, il Nepal. Fan Chugale viveva e vivrà ancora a Kimtang, distretto di Nuwakot, 80 km a nord-ovest di Kathmandu. Come la sua altre storie miracolose di persone sepolte dalle macerie e ritrovate ancora vive a 9 giorni dal sisma continuano a ripetersi, anche se le autorità nepalesi spiegano che ormai non ci sono più speranze. Oggi nel distretto di Gorkha, la zona più vicina all'epicentro, un uomo di 60 anni e una suora di 23 anni sono stati recuperati dai soccorritori dalle macerie di 2 edifici. Entrambi sono stati portati con l'elicottero in un ospedale. Man mano che l'esercito raggiunge le vallate più sperdute, aumenta il conteggio dei morti, arrivato ormai a quota 7.365, secondo le cifre ufficiali fornite dal Ministero degli Interni. Nel fine settimana sono stati recuperati i corpi di circa 100 trekkers che erano sepolti sotto la frana che ha sommerso il villaggio di Langtang, popolare meta turistica, vicino al confine con il Tibet, dove però restano ancora sepolti i corpi dei 2 escursionisti italiani, Benedetti e Poyer, mentre sarebbero stati rintracciati anche gli ultimi 2 italiani che risultavano irreperibili. Sulle cifre dei dispersi c'è però ancora grande confusione. Il portavoce del Ministero degli Interni nepalese ha detto che è impossibile fare una stima delle persone che abitavano nei villaggi completamente distrutti, perché è andato perso anche il registro degli abitanti e non ancora tutte le aree sono state raggiunte. Così solo quando si rimuoveranno i detriti ci si renderà conto delle perdite umane. Il governo nepalese intanto ha quantificato il costo della ricostruzione in 2 miliardi di dollari. È stato chiesto anche l'intervento dell'UNESCO per gli enormi danni al patrimonio archeologico. Sono 200 i monumenti danneggiati secondo una prima stima. Per la pagina sportiva, alla vigilia di un'importante sfida, passo la parola a Paolo Pellacani. Grazie, buonasera. Allora, la grande serata di domani per la Juventus a Torino, che ospita il Real Madrid per la gara di andata della semifinale di Champions League. È chiaro che la squadra di Allegri si gioca in casa una buona fetta di qualificazione a questa finale di Champions League. Su una cosa sia Allegri sia Ancelotti concordano: saranno 180 minuti all'insegna del massimo equilibrio. Il bianconero, fresco di scudetto, rivendica la bontà del suo lavoro e se ne sente fiero. Certa la scelta della difesa 4, Lichtsteiner, Bonucci, Evra e Chiellini. E poi il rombo a centrocampo. Accanto a Tevez, ballottaggio, Llorente, Morata. Servirà la partita perfetta, dice Allegri, visto che difficilmente le 2 gare termineranno 0-0 e sulla fase offensiva che ci dovremo concentrare. Non è una semifinale dove non abbiamo niente da perdere, ma abbiamo da perdere quello di non arrivare in finale. Credo che dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto fino ad ora
e soprattutto di giocarci al meglio le nostre possibilità. Rifinitura con il brivido per Ancelotti. Cristiano Ronaldo ha accusato un disturbo alla schiena accasciandosi a terra durante l'allenamento. L'intervento dei fisioterapisti e la ripresa del lavoro apparentemente senza fastidi. Un Ronaldo non al meglio sarebbe un guaio per Ancelotti, che già deve rinunciare a Modric e Benzema. Ma il protagonista della vigilia di questa semifinale di andata di Champions è stato il direttore generale bianconero Marotta, garantendo ai tifosi che Pogba e anche Tevez resteranno, e poi accendendo di nuovo la polemica sulla contabilità degli scudetti. Sul campo, dice, sono 33, Calciopoli è una ferita ancora non rimarginata e stiamo ancora aspettando delle sentenze precise. Pronta la replica del numero uno del CONI, Malagò, i campionati vinti dalla Juve sono 31, è un dato ufficiale. Però è anche vero che... E allora spostiamoci alla Serie A, l'ultimo posticipo, quello di oggi, tra Cagliari e Parma. Il Cagliari vince e rimane aggrappato a quella che però sembra una disperata impresa, salvarsi. Poco più di mezz'ora, tanto è stato sufficiente al Cagliari per liquidare la pratica Parma e trovare quei tre punti vitali per mantenere ancora accesa la fiammella della speranza. Alla feroce determinazione che il neotecnico Festa sembra aver trasmesso a una squadra smarrita sino a qualche settimana fa, si è unita la pochezza degli emiliani, che scesi in campo sin troppo remissivi hanno facilitato il compito ai sardi, in vantaggio dopo appena tre minuti grazie al facile tocco dello svedese Ekdal, libero a centro area e favorito da un rimpallo. Vantaggio che ha messo le a un Cagliari capace di raddoppiare dopo altri 11 minuti con Farias, che ha infilato la porta di Iacobucci con precisione chirurgica, imbeccato dal preciso assist di Mpoku. Il congolese al 36esimo, favorito da un rimpallo in area, ha poi fatto tris. A metà ripresa il definitivo 4-0 realizzato da Chop. Con questo successo il Cagliari sale a quota 27 in classifica, a meno 6 dall'Atalanta quart'ultima. Il Parma invece, già retrocesso in B, spera sempre in qualche imprenditore che abbia volontà e risorse per risollevare il club. Questo 34esimo turno di campionato si chiuderà mercoledì pomeriggio con la sfida tra Torino ed Empoli. E allora per lo sport è tutto, grazie a te Luca. Mezzanotte e 59 minuti, non ci sono aggiornamenti, chiudiamo questa edizione ricordandovi come sempre l'appuntamento alle 7:30. Grazie a tutti, buonanotte.